questa proliferazione di furgoncini, bicicletta pedalata assistita, in generale un lavoro che è un lavoro, so essere molto duro, perché è basato sugli algoritmi e le consegne ogni minuto, quindi io credo che vada regolamentato, che il problema non sia la città 30, la velocità stradale o il codice della strada, perché francamente il codice della strada va rispettato e le persone non devono vedere la propria vita rischiare perché magari sono investite da qualcuno che deve fare di fretta una consegna. Semmai dobbiamo mettere nelle condizioni queste persone che lavorano guidando i mezzi di poter avere dei servizi dalla città per poter organizzare meglio il proprio lavoro. E credo che dobbiamo anche lavorare con le piattaforme e con chi fa impresa in questo settore affinché non ci sia una deregulation selvaggia, perché le nostre città, e questo vale per tutti i miei colleghi, oggi sono prese d'assalto dalle consegne a domicilio, da tantissime situazioni di questa proliferazione di piattaforme che dobbiamo assolutamente regolare. E lo dico anche rispetto ai rider: come sappiamo, noi abbiamo fatto una campagna molto importante negli anni passati per i diritti dei lavoratori digitali, quindi dei rider. Siamo battuti perché avessero l'assicurazione, perché il loro lavoro avesse finalmente un sindacato che li potesse tutelare. Adesso credo che sia il momento di riunirli per parlare con loro, anche perché il rispetto del codice della strada da parte di chi usa la bici per le consegne è fondamentale. Troppo spesso vediamo bici con ruote gigantesche, pedalata assistita, che sfrecciano sui marciapiedi o sotto i portici per fare le consegne. So che è un lavoro che ha i minuti contati, ma noi dobbiamo anche salvaguardare l'incolumità dei pedoni, delle persone anziane.